House on Mars, praticamente è la storia, il rimpianto dell'uomo di non poter vedere il pianeta Terra, e si scopre poi naturalmente che quest'uomo, il colono, che era appunto nella sua casa su Marte, oltre ad essere l'ultimo umano, è anche stato the first man on the Earth, il primo uomo appunto sulla Terra, vero Carlo? Sì, è un'epopea abbastanza complessa quella di questa opera, e fra l'altro non è l'unica di questo progetto musicale. Hanno inciso numerose altre opere, tutte di carattere fantascientifico. E per proseguire sempre sulla strada della fine apocalittica dell'uomo, devo fare una eccezione alla regola che mi ero data, cioè di proporre libri che ho letto. In questo caso non ho letto il libro ancora, non l'ho ancora trovato, ma ho visto il film ed è un film eccezionale che richiama oltretutto in maniera abbastanza immediata un'altra canzone eccezionale che mi piace tantissimo, però ho fatto un'eccezione e propongo in funzione del film. Il libro da cui è stato tratto il film è La strada di Cormac McCarthy, e tanto per cambiare ha vinto un premio che non è di fantascienza questa volta, ma è un premio letterario, il Pulitzer del 2007. Sì, l'autore. L'autore, fra l'altro, ha scritto anche un altro libro da cui è stato tratto un film, un pochino più splatter questa volta, ed è Questo non è un paese per vecchi. Sì, sì. Questo film, parlo di film perché certo, non ho letto il libro, ci immerge in una catastrofe successa, non si sa bene di che tipo di catastrofe si tratti, ma è quasi sicuramente una catastrofe nucleare. La Terra è stata completamente desertificata, anche nei colori del film è tutto grigio, tutto cupo, e è abitato da pochi sopravvissuti, non ci sono più animali, non si vede solo un cane spelacchiato, tra l'altro gli uccelli sono spariti, altri animali evidentemente sono scomparsi e sono stati divorati, perché fra l'altro non essendoci più risorse sfruttabili dall'uomo, l'uomo si è dato al cannibalismo. È un qualcosa di estremamente cupo, no? Sono tutti contro tutti, buoni contro buoni, cattivi contro buoni, insomma, un qualcosa che ti prende allo stomaco e ti accompagna per tutto il film, che ha uno svolgimento duplice. Il primo svolgimento è abbastanza claustrofobico, c'è questa famigliola che è chiusa in casa, lui, lei e il bimbo vicino, poi con una pallottola e con una pistola con due pallottole in canna che dovrebbero servire per difendersi da... No, per ammazzarsi nel caso in cui, però sono in tre, le pallottole sono due, allora la moglie non regge questo stato, sparisce, il figliolo cresce senza, perdendo a poco la conoscenza degli altri bimbi e della madre, fino a quando sono costretti ad uscire e comincia un viaggio verso la costa, dove sperano di trovare delle condizioni di vita migliori, una speranza che li spinge. Arrivano al mare e la speranza crolla, perché il mare è come la terra, grigia, non c'è vita, nient'altro. Allora decidono di proseguire, dovrebbero andare verso sud, ma il padre è stremato dal cammino e anche dalla un po', come dire, dalla rassegnazione, muore. Il figliolo si aggrega ad una famigliola che coltiva le stesse speranze che il padre aveva ormai perso. E niente, a un certo punto, forse il punto più bello della narrazione, e soprattutto uno dei pochi colloqui che c'è, è il bimbo che a un certo punto cerca di dare rimprovero al padre, perché il padre ha perso completamente, è diventato cinico come tutti gli altri, e rimprovera il bimbo al padre, dice: tu dici di stare attento agli uomini cattivi, ma tu non vedi più la differenza fra buoni e cattivi. E a quel punto il padre muore, il bimbo va verso sud. Ecco, nella prima parte, quella claustrofobica, mi ha fatto pensare subito a un video che possiamo vedere, ahimè, perché che è su YouTube, e che presenta un pezzo di Uriah Heep, un
pezzo che avevo ascoltato molto tempo fa in una versione francese, addirittura perché quei tempi si traducevano anche in francese e arrivavano in Italia. La canzone è Melinda. Io sono di Uriah Heep, Uriah Heep appunto, sono un gruppo che inizialmente si chiamavano The Stalkers, con Mike Box come chitarrista e David Byron come cantante. Poi il gruppo si scioglie, nascono gli Spies, successivamente altre aggiunte e la band viene chiamata appunto Uriah Heep, nome suggerito da Bron, che diventerà presto il loro manager e che è stato preso in prestito dal personaggio del David Copperfield di Charles Dickens. Quindi Uriah Heep, Melinda, qui a Quello della Notte su Radio Piombino.